Ciao a tutti i miei carissimi amici di YouTube, oggi vi voglio parlare del quadrato Sator. Il quadrato Sator o quadrato del Sator è un quadrato magico, composto da un'iscrizione latina che a sua volta è costituita da 5 parole. Sator, Arepo, Tenet, Opera e Rotas. Questa iscrizione, nell'ordine appena indicato, dà origine a un palindromo. Un palindromo è una frase che rimane identica se letta dalla sinistra a destra e viceversa. La stessa frase palindroma sostiene se le parole del quadrato Sator vengono lette dal basso verso l'alto, purché ogni riga sia letta da destra a sinistra. Questa iscrizione è stata oggetto di frequenti ritrovamenti archeologici, anche se il significato simbolico non è ancora ben chiaro. Vi sono stati tantissimi ritrovamenti in diverse parti d'Europa, ma tra i più antichi e celebri vi sono indubbiamente. Quello incompleto, rinvenuto nel 1925 durante gli scavi a Pompei, inciso su una colonna della casa di Paquio Proculo, e quello trovato nel 1936 su una colonna della Palestra Grande, che sarebbe una palestra di epoca romana, sempre a Pompei. Il significato delle parole del quadrato Sator è stato oggetto di diverse interpretazioni, come per esempio opera significa cura, rotas significa invece ruota, quindi metaforicamente potrebbero essere o le ruote di un carro oppure le ruote celesti del destino. Tenet invece significa tiene o regge. È una cosa molto importante che va detta è che la parola Tenet è un palindromo dentro un palindromo. Quindi, se leggiamo la parola Tenet da destra a sinistra e viceversa, rimane comunque inalterata. Poi abbiamo la parola Sator, che significa seminatore, coltivatore o addirittura padre o creatore. E per ultimo invece la parola Arepo, che sarebbe anche la parola più misteriosa perché non compare in nessun testo della lingua latina classica. Infatti per molti studiosi viene interpretata come un nome proprio, invece per altri come aratro oppure carro. In ogni caso è difficile trovare il giusto significato dell'iscrizione latina, visto che la parola Arepo è un affax legomenon, ossia una forma linguistica che compare una sola volta in un testo o in un sistema letterario di una lingua. Tra le diverse interpretazioni, quelle che già vi ho detto e altre ancora, una risulta essere più celebre e allo stesso tempo più oscura e viene tradotta come il seminatore con il carro tiene con cura le ruote, facendo riferimento al testo evangelico. Molti artisti si sono ispirati al quadrato Sator, come per esempio Osman Lins con Ava Lovara 1973, che sarebbe un romanzo in portoghese. Poi un altro esempio è Mario Biondi con Il cielo della mezzaluna Milano 1983. Poi Fabio Mencozzi, che ha composto un brano intitolato proprio Sator nel 2019. Il più recente invece esempio che vi posso fare è un film di Christopher Nolan chiamato intitolato Tenet, che riprende quindi la parola centrale, e il suo antagonista si chiama Sator, che agisce attraverso una compagnia chiamata Rotas. Anche io nel mio terzo libro mi sono ispirata al quadrato Sator e, come vi ho già accennato nel video della presentazione, ad ogni parola del quadrato Sator corrisponderà una strega, un colore e una chiave. Per oggi voglio concludere così questo video, spero tanto che vi sia piaciuto e soprattutto vi voglio ricordare che se mi volete sostenere di mettere pollice in su, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina. Ciao a tutti e alla prossima!